Però senti, no, sai, ehi, ti dice qualcosa se è mio socio? Io sono il tuo socio? Ok, diciamo che dei lavori, e cosa te la vedi tutto tu? Sì, se ti fa le domande, tu meno parli, meno capito, dice meglio, Ma a me la ditta individuale, com'è? SNC o SRL, com'è? È una ditta individuale, E basta? È un accordo da noi che io ti faccio i lavori. No, quello era il fatto che devo mettere la firma sul contratto e ci voleva il timbro, però io lo metto a penna, hai capito? E non sapevo. Ti ha detto qualcosa dell'olio? Lui mi ha detto, te lo faccio preparare. Considera che non so se te l'ha detto, cioè sono lattine da 10 litri e me ne servono 10. Sì, sì, non c'è problema, mi ha detto solamente che quando sarà devi fare. Allora, a me serve il tacchino. Un 6 kg e mezzo, vanno bene? Poi mi serve il salmone, quello affumicato, mi prende sempre una grande. Noi ne siamo 20, mozzarella, stracciatella, capito? La scamorza affumicata e poi mi serve un primo sale, un po' di parmigiano, mi serve un po' di tonno, una cassetta di clementino, un po' di limoni, i melograni, quelli tuoi e un po' di olive. Queste sono tutte aziende che l'Ismea non becca una lira da 10 anni, cioè veramente i mancati redditi per 10 anni. Io non so quando il collegio dei visori qua, scusa, io non ho capito, uno che non ti paga 10 anni. Cioè io ho comprato un'azienda, non ti paga 10 anni, non ho incassato una lira in 10 anni. Ma infatti, ma sai che danni c'ha qua dentro Ismea tu? Nessuno ci ha messo naso. Esatto. Tutti tranquilli, hanno dormito tutti i sonni tranquilli.